Ciao, sono Gianluca e lei è Lili. Io cerco di valorizzare la Sicilia, lei cerca di aiutare me quando ha tempo e da troppo tempo desideravo venire qui. Dio mio! Volerò, volerò! Per visitare la Tunisia hai bisogno di tre cose: soldi, tempo e il passaporto che mi è arrivato il 23 di dicembre quando la partenza era il 26. Salutiamo l'atmosfera natalizia, amici, parenti, cani e gatti e via verso il traghetto. Siamo dentro una cabina. Lusso, stasera lusso! Non lo so, sei un lusso. È lusso, è lusso. Comincio a pensare che non lo sia. Possiamo finalmente riposare con il nostro viaggio, direi che va più che bene, no? Sì. A dormire per terra è questo. È meglio questo. Mi sembra meglio Io questo. non sopravvivo, lo dico prima. E da ora in poi solo della 5 stelle, non me ne frega niente. Viaggio adventure. Signora, siamo in Africa! Stavamo cascando, manco il tempo, dal traghetto. Ma quello che ha sorriso! Chi? Quello che faceva di andare così! Ti ha sorriso, lo sai perché? Perché diceva, sa che cosa gli aspetta sta povera carussa. Quindi passeremo il pomeriggio e la serata a Tunisi, dove cominciamo a prendere confidenza con gli adescamenti e gli atteggiamenti tunisini. Visiteremo la Medina e poi ci lanciamo verso sud. Al momento le strade risultano migliori di quelle siciliane, sia le autostrade che le strade secondarie, perché questa qua non è una strada principale, credo che sia tipo una nostra strada, sì, strada statale, strada provinciale. L'unica cosa che non sono indicati i tossi, che potrebbe mettere in pericolo qualche vita. Ce ne sono tanti dentro e fuori, nei centri abitati. Altro consiglio è quello di scambiare più soldi possibile, in quanto nelle stazioni di servizio non è possibile pagare con la carta. Mettiamo questo video mentre sto mangiando. Ieri avevamo un muro giusto davanti, però stasera la capitale del nord dell'Africa mi pareva La capitale? del nord dell'Africa. Allora, ieri siamo arrivati a Sveita. Siamo arrivati tardi, troppo tardi. Non siamo riusciti a vedere bene da dentro la città romana. Dopodiché ci siamo rilassati un po' perché sono stati 300 km lunghissimi, perché abbiamo sbagliato a Tunisi perdendoci e chiamando qualche santo dalla nostra patria che c'era bisogno. Il programma di oggi vorrebbe che noi andassimo nelle oasi di montagna, poi scendere a Tuzer, oltre a quella di finire la tappa e quella di fare una fotografia, un cammello per la mamma di Lili. Allora ci dirigiamo sempre più a sud, dove i paesaggi diventano sempre più spettacolari. Tutto si inaridisce, ma ci siamo dimenticati che quel giorno dovevamo passare dalla pista di Rommel. La strada si sta facendo altamente simpatica. Superata la prima parte che ti regala i profumi della diossina africana, arrivi in una leggera salita, giri la curva e si apre lo spettacolo della natura. Perché questa volta il guarda dove ti ho portato regna sovrano.
Indiana Jones. Quello è il ritorno al futuro. Volevo dire che sembra che la terra si sia seccata di essere piatta. Dice, cosa faccio qua? Mi alzo. Guarda, sembra proprio rivoltata. Impressionante. È uno spettacolo. Potrebbe bastare anche solo questo. È uno spettacolo meraviglioso. Mi dovevate dire, fa, tu nella pista di Roma ti fermerai e non andrai più avanti. E io vi ascoltavo, calcolavo anche i chilometri in base a questo. Invece sono qua, come un cretino, bloccato. Riusciamo a fare tardi anche oggi e dobbiamo saltare per forza le ose di montagna. Abbiamo anche delle difficoltà a trovare alloggio a Tosser, visto che il Capodanno si avvicina. Io non posso niente, perché la testimonianza che ti sto portando in un hotel 4 stelle deve rimanere nei secoli dei secoli. Nonostante la disperazione, appena Lily ha sentito i prezzi, abbiamo preferito venire a dormire qui. Sei pronta? Che cacchiarola, che caspita fai? L'importante è che non prendiamo freddo, che ci divertiamo e che ci rilassiamo. Sono questi qua i principi fondamentali su cui si basa la tua legge del viaggiare, no? La mia legge sul viaggiare. La tua legge del viaggiare. La mia è non mangiare, non dormire. Debilitarsi. Debilitarsi. Risolte le divergenze sul come viaggiare, ci ritroviamo rapiti da questo spettacolo di panorama che porta a Nefta, precisamente dove è stato girato il film di Star Wars. Devo dire di tornare mezzi sconfitti dal sito di Star Wars. Scombussolati, sì, perché praticamente l'insistenza dei commercianti tunisini ti fa passare la voglia anche di stare lì e di fare. Questo costa per dire che cosa? Non di non andare, però di non andare con delle aspettative altissime. Diciamo che la strada per arrivare è molto molto bella, ne vale la pena di farla, soprattutto come primo assaggio. A questo punto è arrivato il momento di assaggiare la sabbia. Allora, signori e signori, io ce la posso fare! Sono sprofondato, non cammina più! È partita! È partita! Metto la seconda! Forse la seconda non è una buona idea! Rimaniamo con la prima! Salite, Marella! Mamma! I believe I can fly! Oddio mio! Volerò! Sensazione strana, di morte subitanea e di godimento assoluto. Possiamo dire che vado. Non capisco ancora come cazzo si gira. Niente amore, sono rimasto dentro la pista del... sono rimasto... non riesco più a uscire da qua. Troppa confidenza, si rischia di morire. Tu l'hai visto come mi stavo... come stavo accappottando. Però è stato bello fare la salita, è stato bello. Mi faccio l'ultima. Forse poi noi qua siamo coperti perché c'erano 14 gradi, tu mi hai lanciato così. Cioè, devi avere un pochettino, lo sai che cosa? Un minimo! Quel senso di mamma dice no, non sudare, ti spogliati! No, invece tu vai, Gianluca, divertiti! L'avevo detto non me lo fare fare, tu lo sai che appena io scateno il mio io, basta che mi hai tolto la borsa serbatoio, hai visto come è cambiata la situazione, da così a così. E se mi togli pure i bauletti di dietro, niente. L'inutile autocelebrazione è durata una ventina di minuti. Per motivi cinematografici non ve li possiamo fare vedere tutti. Quindi andiamo alla prossima tappa, il lago Salato. Sembra di essere veramente in un altro mondo, in questo momento, proprio con questo coso bianco e lati. Sembra come una lastra di terra con sopra una nevicata ghiacciata. Sono intorno a me, ma non viaggiano con me, sono come me, ma si credono meglio. Lo senti? Ma non ho capito. Pranzo sul lago salato? Signorina! Salga! La porto io!
perché qui alle porte di Duz, di parlo di questo minareto, mi è venuta una considerazione che se mia zia fosse la zia di tutti questi uomini non avrebbero più problemi di ciabatte, che lei regala ciabatte tutti gli anni. Dopo aver passato la notte qui, come si chiama questo posto? El Muradi. Puntiamo verso Xaghilan, dove passeremo il Capodanno, però abbiamo dei problemi perché ancora non riusciamo a prenotare, quindi o la va o la spacca. Oggi è una giornata calma, i chilometri sono pochi, credo ci saranno solamente dei bei paesaggi e vediamo cosa succede. Traccia che andava al bar del Café du Desert, semplicemente però perdevamo troppo tempo. In due non è facile. No, in due era, si poteva fare, però ci sono delle cose di sabbia che ci avrebbero messo non in difficoltà, ma ci avrebbero fatto perdere tanto tempo. Quindi praticamente abbiamo deciso di, visto che stanotte è Capodanno, sì, di annagarci. Che abbiamo fatto tipo due riprese tipo che ci stavamo andando. Vabbè, abbiamo provato. E poi qui siamo tornati indietro. No, gli regalerò a Gianluca un fuoristrada in Tunisia da solo con tutti gli spericolati, e se lo farà da solo. Io non sono spericolato. Non sei spericolato? Io faccio lo spericolato, ma non sono spericolato. Riu nella strada che arriva a Xaghilan. Va bene così. È proprio una cosa particolare, da fermi si sta caldo, cioè ti verrebbe anche voglia di spogliarti, camminando si muore dal freddo. La cerimonia. Io mi siedo in una sedia da 4 giorni con lo schienale. Speriamo che non si rompa. Cosa si deve rompere? Che ferro battuto dalla popolazione berbera, quanti non rompe niente. Giusto modo per affrontare il deserto. Perché cosa? Perché fuggire sarà vigliaccheria, ma è salvamento di culo. Di culo. Non ti preoccupare che noi ci lanciamo. Se non ti dire, le rossi! Magari Cocot! E qui anche qui! Cioè, eravamo secondi, si è fatto passare da tutti! E così mi posso scatenare! Top, capito? Anche in Tunisia, pop. Dillo che siamo rimasti qua. Non ti preoccupare. Siamo rimasti qua. Porca troia! Amico! Giusto? Adesso le ridotte noi! Che vuole dire qualcosa? Che ho stabilito un contatto con la guida tunisina in modo, diciamo così, un corso veloce e accelerato. Quindi concludiamo questo 2022 con un giro in quad, cibo, balle, danze, berbere. A questo punto la mia moto aveva qualcosa da ridire. Poi rischio, eh? Voglio dire, avete già insicuro, non li dite così? Che non... Il terrore nei tuoi occhi. Gianluca va, signori, sta andando. Non ci posso credere. Si sta avventurando. Mi raccomando, sempre gas. Costante. Non lo lasciare mai così. E se mi fermo? Se ti fermi, vediamo. Prova a non fermarmi. Ma fino a là senza fermarmi? Sì. Minchia. So. Vado. La prima cavolata imperdonabile
è stato proprio questo, fare la registrazione in modalità stretta. Praticamente, anziché vedere tutto il panorama, si vedeva solamente il contachilometri della mia motocicletta. È una figata! Minchia! Valeva la pena! Che cazzo se ne valeva la pena? Ma sai, anche solamente per capire come si va. Dobbiamo arrivare a quel fortino lì e poi devo tornare da solo. Questo per me chiaramente non conta, perché l'emozione, il ricordo di questo momento è troppo forte. Quindi mi piace anche vederlo così. Ora mi dispiace che voi magari verrete disturbati da tutto questo. Deve sapere cosa c'è veramente di bello. Secondo me il fatto di riuscire a pensare, perché non è dominare, pensare di dominare l'elemento sabbia, ma pensare, non è. Anche se una parte di me non si perdonerà mai, è bello anche pensare che questo ricordo forse rimanga solo mio. Grazie, è tornato, non ci posso credere. Ce l'hai fatta! È distrutto dalla vita! Anche se il fascino del deserto a Xargilan si sentiva forte, era il momento di andare nel deserto e sentire il vero profumo del silenzio. Successo? Niente, lasciami stare. No, dillo cosa è successo, per favore. Lasciami stare questo. Vergognati di quello che hai fatto. Non era mai successo fino ad oggi. No? Mai. Mai? Non era mai appostato. Ecco, questa è la soluzione. E questo è quello che è successo. Zappete! Bella appoggiata. Eh? Avanti. No, non è appoggiata ancora. Scaviamo. Via, è scavato! La catena è sottoterra! C'era, adesso. Ha solo le bottiglie. Mi hanno detto prendila e buttala di lato. E io la prendo e la butto di lato. E poi? Riempire la buca. Adesso la possiamo lasciare qua veramente. Se tu mi dai una piccola mano, un pochettino di forza, ce la facciamo. Sembra alzata da solo sta motocicletta. Perché si dà tutto sto peso? Non ci abbiamo niente in più. Tino, io ci butto sotto la sabbia. Facciamo un'alzata a poco a poco. Che ne pensi? Altro che datemi una leva e vi solleverò il mondo. Bastava la sabbia sotto. Oh, dove sporci? Ci sono! Non ho colato, ma da io! Ci sono! Ma la casca dall'altra parte! No! Io sono fermo così, ce l'ho! Ok. Ce l'ho! Non ce la faccio più. Ma siamo usciti in 2 secondi. Ma secondo me è perché avevo paura di affossarla, perché lei sarebbe uscita anche prima. Non penso proprio, comunque. Ricominciamo! Allora, signori, possiamo comunicare che questa traccia di oggi, l'avventura più insolitaria della Tunisia che abbiamo fatto, si è giunta con un lieto fine, in quanto ci ritroviamo nuovamente su asfalto.
in 2 secondi il villaggio di Duret. Allora, è un villaggio troglodita berbero, è formato da piccole abitazioni che vengono chiamate Ghiren, e su ogni abitazione c'è il nome della famiglia proprietaria che li abitava. Uno degli Xar che vengono visitati solitamente in Tunisia. Abbiamo tutti i turistici già visitati e conosciuti. No, questo qua è un posto sconosciuto, ve lo dico io. Consigliato di venire a vedere questo, perché Cenini è molto turistico, invece questo qua è... Sì, tranquillo, praticamente non c'è nessuno. Buoni propositi per oggi? Non morire di freddo. Di fare la lavatrice e distendere le cose, giusto? E io l'ho fatto. Guarda che marito. Ma la sera prima non mi sono limitato a fare il bucato, anche a trovare un tour di quasi tutti gli Xar presenti in quella zona. Scappato da scuola per vedere la motocicletta. Che tu? Anch'io? Ui, salute! Ora però, tornare a scuola. Via, grazie. Ah? Non ci dici da chianare. Che bene! Una sensazione di tribale, di primitivo. Ora io credo che non c'è la strada. Qua si respira l'aria dell'abbandono. No, dell'abbandono, di questi luoghi qua. Siamo arrivati al nostro 537esimo Xar. Abbiamo trovato questa volta questo qui che sembra di dimensioni ancora più enormi, ancora più grande. Si slancia verso l'alto addirittura 3 piani, come in quello là di Oled Sultan. C'è anche un letto, non vogliamo disturbare. Ancora potrebbero vivere qui, Omar. Qua mi sembra, sono tutti quanti più o meno uguali. Però questo di dimensioni mi sembra abbastanza... bello. Senti questo odore di sterco che si è preso questa motocicletta. Abbiamo trovato uno ancora più grosso. Il nostro tour degli Xar si sta trasformando in una tragedia. La tensione è alle stelle, non torneremo più a casa. Ma cosa devo fare? Io quando cacchio ci ritorno qui? Andiamo! Ragazzi, abbiamo cercato di farveli vedere quasi tutti nel miglior modo e più velocemente possibile. Chiaramente noi siamo arrivati tardissimo a Matmata e domani ci aspetta il tour delle case di qualcosa di Star Wars un'altra volta. Noi amiamo questo paese da oggi, cosa dire, perché non funzionava il riscaldamento e loro ci hanno subito sistemato un bel termosifone a olio old style. E questa è la nostra casa troglodita. Un po' di entusiasmo, Lady, un po' di entusiasmo. Io la tavolozza del cesso, perché la tavolozza del cesso quando cazzo può costare in Tunisia se mi fa pagare la stanza 70 euro, cioè io questo e questo qua voglio dire pure. Cioè la ruggine qua ci vuole la mediterranea. E noi ce l'abbiamo fatto da piccoli. 60 euro con la cena. In Tunisia credo che 60 euro siano soldi. Di più. No? Sono soldi 60 euro in Tunisia. Guarda, non lo sto capendo più perché noi non riusciamo a risparmiare. Cioè... Guarda, tutti quanti risparmiano, ma noi no. Ora la nostra cosa è, grazie alla superpotenza del tenere, non farci inseguire dai motorini per chi vogliono proporre una visita guidata. Allora, non sono passati nemmeno 5 minuti e si è ficcato! Era troppo simpatico! No, tu ti... Questa becla se ne accorge. Che facciamo musei. Ma... tutti i 20 dinari! Tutti i 20 dinari!
Vai, andiamo, vai. Bare moto. Sì. Tanti dinari, no? Il mio motorino ha tanti dinari, guarda. È vero, il tuo motorino è meglio. Sì. Perché questo non si ferma mai. Non ferma, né frena, né niente. Non frena, non frena. Non frena. Allora, ma freni tu. E freni con... con le scarpe. Va bene. Sicilia. Famiglia. Cugini, tu chiedere 20 fratello. 20 fratello, 20 dinari fratello. Oh. 5 dinari a testa. Mi hai fregato. Cosa? Mi hai fregato. No, non parla, non ho entrato. Non entrare. Siamo entrati. Entra. Beh, lui io devo portare la tua fotografia segnaletica in Italia. Capito? Io portare fotografia segnaletica. Ho matematica 60 volte, sì. Tutti e tre quello di te, tutti il buco di casa. Non toccare, che questo museo, non toccare. No, toccare, museo. Sì, ok, scusa. Farini, couscous. Sì, è macina. Sì. Macina. Macina. In italiano macina. Macina sì. Manuale. Allora, io spiegare le cose a te, tu pagare me. Tu spiegare le cose. Sì, conosco chi è macina. Sì, questa macina. Questa è un nome. Macina. Questo è per fare macina. Questo che cos'è per i tappeti? Sì. E come si chiama in italiano? Telaio. Ah, scusa, l'ho detto io. Sì, telaio. Volete sapere com'è finita con Karim? Alla fine io gli ho rubato il motorino. Volevo solamente aggiungere che la conoscenza di Karim ci ha arricchito molto di più della visita al sito di Matmata di Star Wars. Sappiamo ormai con certezza che ci stiamo lasciando tristemente il deserto alle nostre spalle, andando verso casa, ma la Tunisia deve ancora regalarci qualcosa. Come l'ho detto che è più grande di Europa, non è così. I tunisini sono megalomani. Sono megalomani. Perché è il terzo per dimensione dopo quello di Roma e di Capua. Allora, Stellina, il piano di oggi qual è? Arrivare a Kairouan sulle tracce di Indiana Jones? Sì. Pi, 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 pi. È il ritorno al futuro quello! Siete in giro per la Tunisia e volete consigli di viaggio su cosa vedere a Kairouan? Non affidatevi a noi! Amore, alzati, dobbiamo andare a distruggere Cartagine. No. Forza. No. Tu lo sai che io dove presi il primo due? Sì. Nelle guerre puniche, due ne messo guerra. E allora io per i 2200 anni dopo vado a distruggere Cartagine. Il teatro romano di Cartagine, Lili mi ha convinto che non era il caso di dichiarare nuovamente guerra a Cartagine in quanto i romani gli hanno già rotto abbastanza i coglioni. Guardiamo semplicemente in pace. No, vedete qua, si vede da qua fuori. Però porca miseria, io uno schiaffetto nelle pietre glielo darei. Uno schiaffetto alle uno pietre. Uno schiaffetto. Alla fine abbiamo fatto pace con Cartagine, però non abbiamo visto più niente. Siamo andati a City Bowside a fare un piccolo giro e poi dritti al porto dove c'era il traghetto che ci attendeva.
Tu la senti ancora la sabbia fra le dita? Sì. La senti, la senti. Due secondi fa ho immaginato il tatto della mano, la sabbia, quando la prendevo. La stessa cosa io. È stato bellissimo. E così possiamo dire che questo viaggio è finito. Già. Ce lo siamo goduto però.